ruota pazza di Benedetto Cavalieri è stasera un esperimento bellissimo. La ruota pazza abbiamo scoperto con Benedetto Cavalieri, anzi lui ha scoperto, ritrovando una vecchia trafila di bronzo che abbiamo qui stasera, che la ruota pazza risale al 1915. Abbiamo analizzato la pazzia della ruota pazza in un racconto che io ho già inserito sul nostro sito www.cuoco.it e che stasera diamo allegato al menù. Questa ruota è pazza perché? Forse perché nata nel 1915 qualcosa ha a che fare sicuramente con il futurismo, per esempio. E perché, mi sono chiesto, questa coincidenza con il futurismo, ho trovato la simultaneità nella masticazione. La ruota pazza ha tre spessori, in un boccone solo senti tre spessori, la senti in bocca tre volte in maniera tre volte diversa, ed è il concetto di simultaneità dei futuristi. Antipasto? Flan o soufflé agli asparagi con una salsa allo zafferano. Di primo? Di primo abbiamo il piatto principale, la ruota pazza del dottore Cavalieri, con una dadolata di pesce, coriandoli di verdura, profumata al dragoncello. E come secondo abbiamo una mille foglie di pesce spada con una ratatouille di ortaggi freschi e una salsa sempre di pesce spada, di pesce. Come dessert invece abbiamo dei formaggi abbinati a dei dolci di un'azienda locale. La cosa straordinaria è che io quando sono sbarcato a Maglie, io sono nato a Lecce, sono cresciuto a Lecce e dopo gli studi io ormai 22-23 anni sono andato a Maglie. Maglie per me rappresentava il mito, tutto non solo negli uffici, nello studio di mio nonno, ma anche nella fabbrica si parla e si parla tuttora a bassa voce, non c'è nessuno che urla e dice è impensabile, chissà che non è possibile. Quindi per me le Maglie, la casa del nonno e il pastificio erano veramente il mito. E quindi io andavo a Maglie e osservavo, vedevo. Quando finalmente ho cominciato a occuparmi del pastificio ho chiesto come mai a un altro capo pastaio, come mai questa ruota, che era divertente, era simpatica, ma come mai era sbagliato le dimensioni? Questo vecchio, si chiama Uccio Montagna, adesso non c'è più, mi ha guardato, lui col bastone veniva tutti i giorni, ormai in pensione, ma veniva tutti i giorni al pastificio perché era la sua casa. E allora mi ha guardato con la mano a che cosa? E la fine, è finito, ha crollato. E l'asta. E ricordò il suo maestro, questo signore che era venuto da Napoli, ricordò che quella trafila era fatta appositamente con tre spessori diversi, per due ragioni credo. Uno, perché era una sfida. Noi qui con gli impianti che abbiamo e con le mie capacità siamo capaci a essiccare tre spessori diversi in un unico, che è una cosa, credetemi, ancora oggi è una cosa non semplice, non comune.